Di nuovo qui dalla stazione marittima di Salerno, insieme a voi, mi ha raggiunto il presidente del gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, Edoardo Gisolfi, e con lui, insomma, altri rappresentanti di varie Confindustrie, però, di altre regioni. Infatti, accanto a Edoardo Gisolfi, alla mia sinistra, c'è Cristiano Fino, presidente Servizi Innovativi, Confindustria, Chieti Pescara. Poi, invece, alla mia destra c'è Lino Olivastri, che è presidente della Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo. Accanto a lui Alessandro Addari, che è il vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara. Allora, ritorniamo al presidente Gisolfi. Presidente, insomma, è nata una collaborazione tra Confindustrie, parliamo di questo. Sì, come ho detto più volte, il premio Best Practice è un premio nazionale, nasce a Salerno, ma è un premio nazionale ed è patrimonio dell'intero sistema confindustriale nazionale. Nella serie di tappe nazionali che facciamo nei mesi precedenti l'evento finale, una delle tappe più belle è stata quella fatta appunto a Pescara dai colleghi, e da questa tappa è nata anche un gemellaggio, un protocollo d'intesa tra la nostra territoriale, la territoriale di Salerno, e quella di Chieti Pescara. Loro, i colleghi, hanno una bellissima iniziativa sull'innovazione, che credo che diranno poi loro due parole su questo, e appunto è nato questo gemellaggio con il premio, e sono presenti qui all'undicesima edizione cinque partecipanti tra aziende e start-up provenienti proprio dal loro contest. Questo è un modello molto importante, secondo me, e ho anche sottolineato ieri al presidente Potti, presidente del CNCT, che dovremmo cercare di creare un modello del genere su tutto il territorio nazionale, per far sì che ogni regione abbia un'antenna sull'innovazione e individui con delle loro attività, come quella appunto abruzzese, delle aziende start-up per poi mandarle al premio e per unire un po' tutta l'Italia con queste esperienze provenienti dall'intero territorio nazionale. Ecco, io passerei la parola all'omonimo, il presidente dei servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Chieti Pescara. Ecco, il presidente Gisolfi parlava di questa sorta di gemellaggio, e anche di un contest che viene fatto, diciamo, sulla scorta del premio Best Practice. Che esperienze avete fatto e che esperienze avete vissuto e state vivendo qui al premio? Allora, il nostro premio è molto simile al premio Best Practice. Naturalmente il premio Best Practice ha una storicità maggiore rispetto alla nostra, e per noi è sicuramente un motivo di esempio e ci fornisce anche delle linee guida per poter migliorare ulteriormente. Il nostro premio nasce 4 anni fa, quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, e è un qualcosa che noi abbiamo, come dire, creato un pochettino come evento portante della nostra assemblea annuale dei servizi. Attorno a questo evento abbiamo costruito questo punto di incontro per l'innovazione, che si è trasformato poi in un contest che nel corso dei suoi 4 anni di vita è riuscito a premiare anche delle realtà molto significative, molto importanti, alcune delle quali poi sono anch'esse venute a partecipare al premio Best Practice. Quindi questo per noi è anche come dire, un motivo di orgoglio, e al tempo stesso anche un ottimo spunto per poter avviare quel processo di collaborazione di cui parlava prima Edoardo, e al quale miriamo in maniera più significativa anche per i prossimi anni. Infatti noi auspichiamo che questa collaborazione possa essere fattiva ulteriormente in futuro, e ci possa consentire appunto di
poter esportare, se vogliamo, questo modello, no, di contest per la ricerca dell'innovazione all'interno di tutto il territorio italiano, per permettere a tutte quelle realtà grandi e piccole che amano l'innovazione così come la amiamo noi, di poter emergere, avere il proprio momento di visibilità e di poter naturalmente contribuire ad aumentare i propri fatturati. Grazie. Ricordiamo il nome. Ah sì, il nostro premio si chiama Innovazioni, strumenti e soluzioni per la crescita, ed è giunto alla quarta edizione. Quarta edizione, con l'augurio chiaramente che di continuare e di arrivare ulteriormente a numeri importanti. Sì, spero di arrivare presto anche noi all'undicesima edizione come il premio Best Practice. Allora, io a questo punto vorrei fare la stessa domanda a Lino Olivastri, il presidente della consulta di servizi innovativi di Confindustria Abruzzo. Si parla di spirito di collaborazione, di contest, di premi, insomma di dare l'opportunità di avere visibilità e di offrire visibilità. Sì, intanto ringrazio il presidente Edoardo Gisolfi per averci coinvolto in questa bellissima iniziativa. Io sono stato quello che ha raccolto l'invito a livello che era stato lanciato a livello nazionale dal presidente Gisolfi e da Confindustria Salerno di collaborare con questo premio. Ho ritenuto immediatamente di candidare la nostra iniziativa perché la vedevo da subito affine a questa. Di fatto noi non abbiamo modificato nulla del nostro assetto e ci siamo integrati benissimo, così come le nostre aziende candidate, quelle che sono risultate vincitrici, più quelle che spontaneamente dall'Abruzzo hanno partecipato, mi risulta che sono meno di 10, comunque un numero significativo anche per questo premio, e siamo stati sicuramente la dimostrazione che può esserci collaborazione tra le diverse territoriali di Confindustria. Ecco, se passiamo il microfono al vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara, Alessandro Addari, perché volevo capire in che grado di importanza vengono messi eventi di tale genere. Adesso siamo al premio Best Practice di Salerno, però ecco, parlavamo anche degli altri contest, per aiutare non solo i giovani, non solo le start-up, ma anche le aziende. Alle volte le aziende sono ancora più in difficoltà delle start-up. Assolutamente sì, ieri il presidente Gisolfi, che ringrazio, parlava di contaminazioni anche nell'idea stessa del premio Best Practice, di combinare le presentazioni delle aziende, delle PMI con le start-up, e questa è la parola chiave. Noi da molti anni anche in Confindustria Chieti Pescara spingiamo ad esempio l'idea del fare rete tra imprenditori piccoli e grandi, tra imprenditori dei servizi con il manifatturiero, tra start-up e imprenditori consolidati. Quindi premi come questi, iniziative come queste, progetti di così ampio respiro hanno proprio questo, a mio avviso, questa finalità: favorire la conoscenza reciproca dei nostri business, capire esattamente quello che facciamo, il nostro modello di business, e capire come combinarlo con altri modelli di business può rappresentare la chiave per competere in Italia e direi soprattutto sui mercati mondiali. Insieme possiamo farcela, perché davvero il modello italiano è un modello atipico, un modello speciale nella sua particolare, no, dimensione anche delle aziende, per cui queste sono, a mio avviso, piattaforme di rete, di collaborazione tra imprese, ed è bello che la collaborazione, dando il buon esempio, la stanno facendo le Confindustrie, la stanno facendo contest come premio Best Practice e come Innovazioni. E quindi grazie ancora. Del resto, Best Practice credo sia lo stesso nome lungimirante di grande visione, no? Buone prassi sono queste che possono accompagnare la crescita dei business delle nostre imprese e dei nostri territori, ovviamente. Sono io quindi che ringrazio tutti voi e vi saluto. Noi ci fermiamo un attimo e poi continuiamo tra poco con altri progetti e altre start-up. A tra poco. Grazie.